Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Sono Giorgio Santoriello, sono il presidente dell'associazione Cova Contro che ha organizzato questa serata con l'intento di riprendere alcuni piccoli passaggi significativi delle intercettazioni telefoniche della DDA sul Petrolgate Lucano, quindi sul traffico, lo smaltimento illecito dei rifiuti, concussione e corruzione e altri reati che gravitano attorno a quella filiera. Grazie a Pino Ciociola, che è un giornalista di livello nazionale con decenni di attività di inchiesta alle spalle. Noi alterneremo dei video alla lettura di alcuni stralci e, finita questa piccola prima parte, partiremo con il dibattito di chi vorrà fare domande, critiche o avanzare qualche punto di vista. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Scusate. Dall'ultima relazione annuale al Parlamento della Direzione Nazionale Antimafia, basti citare gli esiti della complessa ed estremamente importante indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, che ha consentito di svelare le attività criminali nel settore dei rifiuti di una delle più importanti aziende di questo paese, l'ENI. Il Cova di Viggiano, scrive la DNA, produceva in concomitanza con l'attività di estrazione petrolifera ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi. Rifiuti che, data la loro origine e composizione, avrebbero dovuto essere contrassegnati dai codici CER 190204 e 130508. Sono codici particolari di due differenti tipologie di rifiuti pericolosi, ve lo ripeto ancora. Rifiuti qualificati in maniera del tutto arbitraria e illecita con il codice CER 161002 non pericoloso, cioè un codice che caratterizza i rifiuti non pericolosi. Condotta questa che consentiva alla società petrolifera di smaltire ingenti quantità di reflui liquidi presso gli impianti di smaltimento sottoindicati con un trattamento non adeguato e notevolmente più economico, i cui costi variavano a seconda degli operatori da 40 euro a tonnellata a 90 euro a tonnellata, mentre invece col giochino del cambio dei codici CER l'ENI pagava lo smaltimento 33 euro a tonnellata. Nonché di trasferire, continua sempre la DNA, la parte restante dei reflui liquidi presso il pozzo Costa Molina 2, dove i medesimi liquidi venivano reiniettati, sebbene l'attività di reiniezione non risultasse ammissibile per la presenza di sostanze pericolose in essi contenute, per un quantitativo pari a 854.101 tonnellate nel solo periodo ricompreso tra settembre 2013 e settembre 2014, un anno per intenderci. Attività di reiniezione che permetteva ad ENI di risparmiare anche i costi necessari per lo smaltimento per un importo pari, sempre tra settembre 2013 e settembre 2014, al valore ricompreso tra i 34.160.040 euro e i 76.869.090 euro, importi questi risultati variabili a seconda dei prezzi, appunto, richiesti dagli operatori utilizzabili per lo smaltimento. Sin dalle prime intercettazioni telefoniche emergeva questa forma di potere, scrive la DDA di Potenza, di condizionamento esercitato dal sindaco, ex sindaco di Corleto, peraltro utilizzando mezzi dell'amministrazione, grazie a cui si dedicava attivamente ed in prima persona a promuovere la candidatura elettorale che le interessava. Ciò in relazione sia alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, sia a quelle amministrative dell'anno 2015 a Corleto Perticara. Il consenso elettorale ottenuto dalla vicino è senza dubbio da ricondursi anche ai posti di lavoro che la stessa riesce a far ottenere attraverso le pressioni esercitate nei confronti delle imprese impegnate nella costruzione del centro oli di Tempa Rossa, che si vedono costrette ed in alcuni casi colluse
nell'assumere persone segnalate dal primo cittadino, in cambio del rilascio delle necessarie autorizzazioni comunali o in cambio di una più celere trattazione delle pratiche annesse ai lavori per la costruzione del centro oli di Total a Corleto Perticaro. In cambio di vantaggi economici, anche solo promessi derivanti da concessioni, delibere o altri atti amministrativi, oppure in cambio del proprio intervento presso le società committenti e o appaltatrici del progetto Tempa Rossa per far aggiudicare i loro lavori e servizi. A proprio vantaggio la vicino, ex sindaco di Corleto, ottiene invece, fra le altre cose, oltre che il controllo dell'elettorato attivo, in vista delle prossime elezioni amministrative locali, l'impegno del sottosegretario Vito De Filippo a far assumere il figlio del sindaco vicino, l'ingegner Gerardo Fiore, da assumere presso l'ENI e o società gravitanti intorno al colosso energetico. Sin dalle prime intercettazioni telefoniche è emersa una commistione di interessi di varia natura, per cui da una parte la vicino controlla il territorio, anche grazie ai posti di lavoro ottenuti e distribuiti attraverso le società che operano nel petrolio, dall'altro ne ottiene l'equivalente in termini di consenso elettorale che la stessa vicino è poi in grado di spendere presso il proprio referente politico, De Filippo appunto, ottenendo pure benefici personali, come nelle conversazioni intercettate tra la vicino e il sottosegretario De Filippo per l'assunzione del figlio dell'ex sindaco. Giudiziaria lucana ha iniziato un'indagine su reati ambientali, specificamente su un'attività organizzata finalizzata al traffico illecito dei rifiuti. Ecco, dalle indagini vengono fuori anche altri fatti, che è inevitabile che vengano fuori. Il delitto di attività organizzata finalizzata al traffico illecito dei rifiuti è un delitto di impresa, non è un delitto di mafia. E facendo capo quindi a centrali economico-finanziarie di grande rilievo, inevitabilmente vengono fuori i rapporti con gli altri poteri. Dal contenuto delle intercettazioni telefoniche è emerso che la società cui facevano spesso riferimento Vito De Filippo e la vicino, ex sindaco di Corleto, fosse da identificarsi nell'ENI. A rilevare era soprattutto il luogo Roma, zona Eur, cui facevano riferimento in alcune occasioni i due collaboratori del sottosegretario, Pasquale Briamonte e Maria Chiara Montemurro. L'Eur, quartiere ove risultava ubicata la sede dell'ENI. Nel primo caso, uno dei segretari di Vito De Filippo, Pasquale Briamonte, dipendente dell'azienda sanitaria di Potenza ed in comando presso la regione Basilicata, telefonava, utilizzando il telefono del Ministero della Salute, a Rosaria Vicino, comunicandole che presso gli uffici del comune di Corleto sarebbe a breve passata Maria Chiara Montemurro, l'altra collaboratrice del sottosegretario Lucano, la quale avrebbe aggiornato il sindaco vicino in merito ad una vicenda. La vicenda era l'assunzione del figlio dell'ex sindaco presso l'ENI. La vicina mostrava la propria preoccupazione e rabbia per la situazione del figlio, che è il caso di precisare, si era appena laureato 3 mesi prima delle intercettazioni.
facendo peraltro un chiaro riferimento al loro capo, evidentemente capo politico in questa allusione. Sono arrabbiata, Pasquale, che non sono più tranquilla ora. Io bestemmio per questo fatto, però sai, sempre stare con il nostro capo è sempre un prestigio, dai. Io una volta sola però mi dovete chiamare per dirmi solo che va tutto bene, perché non sono più in grado di sentire più altre chiacchiere ora. Poi siccome tu ora hai un figlio, poi capirai tra qualche anno. Quattrocento tonnellate di petrolio sversate nel sottosuolo lucano da agosto a novembre 2016. Eni lo ammette, alla fine lo ammette. Accade durante un tavolo tecnico convocato dal governo sulla questione inquinamento del Cova di Viggiano in provincia di Potenza. Il greggio fuoriuscito però non è quello del serbatoio A del Centroli, come era emerso fino a quel momento, ma quello del serbatoio D. Il Cova era fermo dal 18 aprile, quando una delibera regionale aveva chiesto lo stop degli impianti a fronte delle inadempienze, dei ritardi della compagnia rispetto alle prescrizioni regionali. Eni, in quel tavolo tecnico, spiega anche che la contaminazione interesserebbe 6.000 metri quadri circostanti il Cova. L'azienda poi preciserà che di quelle 400 tonnellate, 210 sarebbero state recuperate. Il crimine ambientale invece ha la faccia pulita e sono i cosiddetti uomini per bene, con i quali nessuno ha difficoltà di interfacciarsi. Questo rende ancora più pericoloso questo crimine, perché ecco, gli consente ancor più del crimine mafioso di insinuarsi nei gangli vitali della società e corromperli. Scrive la direzione distrettuale antimafia di Potenza. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, l'APAB per intenderci, non ha dato seguito a una richiesta dell'ufficio ciclo dell'acqua regionale, con la quale era stato chiesto ad APAB di voler verificare che lo scarico non contenga altre acque o sostanze pericolose. Non ha provveduto, sempre l'APAB, alla valutazione degli esiti del monitoraggio delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque reiniettate. Non ha effettuato, ancora l'APAB, controlli almeno annuali. Non ha indagato sulla presenza e concentrazione delle ammine filmanti, non ha verificato se le acque reimmesse per il tramite del pozzo Costa Molina 2 contengono altre acque di scarico o altre sostanze pericolose, non ha comunicato i superamenti dei livelli di concentrazione. Non ha dato seguito, sempre l'APAB, infine, scrive ancora la DDA di Potenza, non ha dato seguito alla trasmissione da parte Eni dei dati che indicavano superamenti. L'ex sindaco Vicino, nel mese di giugno 2014, chiedeva agli uffici totali di Corleto l'intercessione per assumere il figlio di una sua collega dell'azienda sanitaria di Potenza. Viene riportato nell'intercettazione. La Vicino chiedeva al predetto ingegnere Gagliardi, dipendente di Total, di assumere il figlio di una collega dell'ASP di Villa d'Agri, spiegando come la stessa collega fosse deputata ai controlli, all'ufficio SIA, che si occupa dell'igiene degli alimenti e perché della nutrizione. Viene riportato nell'intercettazione. La Vicino dice all'ingegnere Total: praticamente questa mia collega tiene un figlio, questa,
Mo ti faccio vedere il curriculum che potrebbe essere anche spendibile, a dire la verità. Però se la possiamo accontentare, perché questa mia collega è una filosofa. Viene sempre a fare controlli qua e là, è un tecnico della prevenzione dell'ASP. L'altro giorno era venuta qua un'altra volta e lei mi tramutola. Vediamo, ingegnere, se la possiamo accontentare, eppure mo, che ce ne fotte. Leviamocela davanti a questa, è fastidiosa questa mia collega, non la facciamo parlare, fa campioni, raccolta, analisi. Ti ho detto, leviamocela, tu non far capire niente a nessuno, in segretezza questa. La collega cui faceva riferimento l'ex sindaco vicino si trattava di Elisa Bontempi, tecnico della prevenzione, quindi addetto ai controlli ambientali, in servizio presso l'azienda sanitaria di Potenza di Villa d'Adria. Intercettazione sempre del 2014, l'ex sindaco di Corleto Rosario Vicino, che oggi è in servizio sempre presso l'azienda sanitaria di Potenza, essendo stata spostata da solo l'ufficio, quindi da Villa d'Adria al presidio di Sant'Arcangelo, in un'altra intercettazione dice al signor Carone, persona residente proveniente da Corleto Perticara, che lavora per l'H2S Maersk, quindi per un'azienda che si occupa di sicurezza dei lavoratori nelle aree pozzo. Le società che stanno lavorando devono garantire all'interno dei cantieri la sicurezza. Sì, ho capito che devono garantire la sicurezza, ma stiamo lavorando con le risorse che ci sono. Eravamo a Tempa Rossa 2, poi sono state spostate là. Sono persone che devono avere almeno 5 anni di esperienza. E per dirti, se scoppia il pozzo e il gas va nelle campagne, noi alle campagne non ci andiamo, nemmeno sotto tortura, mai, per farti capire, la situazione è così. Per quanto attiene la società Eni, scrive ancora la direzione distrettuale antimafia di Potenza, non ha campionato e successivamente analizzato con la compiacenza dell'ARPAB nel mese di gennaio 2014 il refluo destinato alla reiniezione, pur non interrompendo lo scarico in corso. Ha alterato con un'opera di filtrazione mediante carboni attivi tramite l'ausilio del laboratorio Cori i campioni di propria competenza relativi ai prelievi, ha posto in essere a più riprese comportamenti atti a favorire la produzione a discapito dell'ambiente. Ancora la DDA continua. È facile immaginare che quello che avviene tramite la reiniezione dei rifiuti liquidi e non, come ritiene Eni, delle acque di scarto, sia, in considerazione delle quantità reimmesse, un poderoso e consistente smaltimento illecito per il quale il requisito della ingente quantità è ampiamente sussistente. Protagonisti di tale contesto sono risultati da una parte il produttore del rifiuto Eni con tutto il management e dall'altra gli operatori coinvolti nella gestione del rifiuto, ossia i trasportatori, gli intermediari e i titolari degli impianti di smaltimento e trattamento. L'attore principale del crimine ambientale
è l'imprenditore deviato che, ecco, quando si tratta di disfarsi di ciò che non gli serve più, quello che noi chiamiamo rifiuto, piuttosto che seguire le strade della legge, perché le ritiene costose, invoca la strada della illegalità. Il rifiuto derivante dallo svolgimento di attività economico-produttive è un qualcosa che deve essere trattato nella maniera prevista dalla legge. Quando non è trattato nella maniera prevista dalla legge, qualunque sia la sua natura, è nocivo per la collettività. In un'altra intercettazione della DDA di Potenza emerge il malcontento di alcuni abitanti di Collioto Perticara, i quali non si sentono appagati delle promesse elettorali. E in particolar modo, in una di queste intercettazioni, un cittadino di Corleto inizia a paventare il ricorso alla magistratura proprio perché non vede soddisfatte le sue richieste di lavoro. Riporta l'intercettazione. Rosa, a me le pigliate per culo non mi piacciono. Io non ti sto dicendo che mi stai pigliando per il culo, però la realtà dei fatti, come si svolgono, la so abbastanza bene. Non dico mo che comandi il mondo, però quando ti piace qualcosa si muove e fai pure bene. Io chiacchiere non ne faccio, io ho bisogno che mio figlio deve lavorare, perché non teniamo reddito, io lavoro e non lavoro. Ho mandato 50 curriculum e 50 domande ha fatto mio figlio, perché là non può andare? Ci sono quelli più intelligenti di lui che devono andare. Io ti parlo chiaro chiaro, non ne faccio più chiacchiere io. Se mi si riscalda la testa, vado alla Procura della Repubblica a Potenza e scrivo tutto quello... Hai capito? Se poi, se cominciano ad andare a scoperchiare tutte le pignate... Io non mi sono mai voluto lamentare. Però questi due stronzi che sono andati mo non ci dovevano andare perché tengono altro da fare. Cristo e Madonna, mo ti faccio vedere che succede qua. Perché sono andati a pigliare questi? Voglio portarvi fare un velocissimo giro in giro per l'Italia, perché nulla di personale contro Lene, ovviamente, nulla di particolarmente ristretto alla Basilicata. Quello che state ascoltando vale dalla Calabria sostanzialmente alla Val d'Aosta, esclusa quest'ultima. Mi mandi l'ultima clip, prima di tutto la 7. Queste immagini io le ho girate 17 giorni fa sul fiume Calore che attraversa Benevento, un paio di quegli sbocchi al fiume che avete visto sono sequestrati insieme a un'altra ventina del fiume Calore e di altri due fiumi in 9 comuni, non solo quello di Benevento, perché la procura di Benevento si è accorta, la procura beneventana ha scoperto che da almeno 10 anni, sottolineo almeno perché la prima inchiesta fu del 2009, vengono scaricate anche le acque reflue di questi 9 comuni, a cominciare da Benevento, senza alcun tipo di depurazione e filtraggio. Le analisi hanno raccontato che c'è un'altissima percentuale di piombo e alluminio. Difficile credere che nelle acque, negli scarichi di casa, esplodano le percentuali di piombo e alluminio.
Voglio farvi ascoltare però qualcosa che mi mette dei brividi, probabilmente la ricordate. Io mi occupo di queste faccende da 15-20 anni, di mafie e rifiuti tossici, abbiamo fatto mille scavi, conosco la terra dei fuochi come le mie tasche e quant'altro. Queste parole mi sono riuscite a farmi venire i brividi, credo, vi dicevo, qualcuno le ricordi, sono dello scorso dicembre, 6 mesi fa, siamo a Livorno. Questi due signori, questa è un'intercettazione ambientale, non telefonica, sono in un bar e stanno chiacchierando. Questi due signori è una parola rossa perché si tratta di due merde. Possiamo andare alla clip 6 per favore? L'audio non è perfetto proprio perché non è telefonica l'intercettazione ambientale, però ci sono i sottotitoli che vi spiega quello che dicono. Ci mancava tanto di parlare all'ospedale, che muoia. E sì, è pure. Bambini e muoia. I bambini sentono a male, in scaliere per la mezza di strada rifiuti. Associazione dei bidoni, qui c'è il mercurio dentro. Non so se riuscite a percepire le parole. Mi importa sega che i bambini muoiano, e muoiano i bambini. La scaricherei in mezzo alla strada quella roba. Questo è il quadro di quello che accade in Italia. E ripeto, non c'è solo Eni. Per mesi l'avete ascoltato, è il maggior esperto di crimini ambientali. Lui mi fece un rimprovero la prima volta che ci incontrammo, ci disse: voi non sapete, voi giornalisti non sapete quanti danni avete fatto con la parola ecomafie, perché avete fatto spostare l'obiettivo, i riflettori, l'attenzione sulle mafie. Le mafie e la politica sono servi. Pernisi mi dice, io l'ho rimontata per questa serata, ma c'è una lunga intervista a lui, la trovate su YouTube, e chiude l'intervista con una frase che a me diede i brividi. Mi disse: quando la finanza si impadronisce dell'economia, testuale, le mafie diventano una barzelletta. La mia immagine della terra dei fuochi, ma di tutti i rifiuti tossici, ne ho mille, e non sono come potreste immaginare, sentirci male dopo uno scavo, i bidoni con la scritta Montedi, sono pozzi ginori e quant'altro. La mia immagine è una bambina di 18 mesi che io incontrai al Pausillipon a Napoli, reparto di oncoematologia. Muoiono bambini tutti i giorni, dappertutto, ok? Però ci sono alcuni bambini per i quali i medici ti spiegano che sono morti esattamente per i rifiuti tossici, anche perché un bambino di 18 mesi, come nel caso di questa piccola di cui adesso vi dirò, ma come anche altri bambini di 8 anni, 11, 12, che muoiono per un tumore che viene esclusivamente agli ultra 65 anni giapponesi che vivono intorno alle centrali nucleari, ho qualche difficoltà a credere che sia una questione di sfiga. Quel pomeriggio faceva caldo, era settembre, entro nella stanza di questa bimba, ve lo ripeto, oncoematologia del Pausillipon, e questa bimba era in canottiere, in mutandine, seduta, aveva due occhi azzurri strepitosi, era calva, che stava facendo la chemio, e aveva il pacchetto delle patatine nella mano destra e la flebo della chemio nella sinistra. E io quegli occhi ce l'ho davanti, quella bambina è morta un mese e mezzo dopo. E ricordo anche un'altra bambina che i cui genitori mi hanno autorizzato a mettere in video. Lei disse, il papà la riprendeva col cellulare e disse: io presto torno a casa. Quest'altra bambina che aveva 13 anni, anche lei calva per la chemio, è morta 6 mesi dopo e a casa non c'è più ritornata. Non crediate, voi avete un problema serio, ve la dico apertamente, ce l'avete sotto i piedi. Potete far finta che ci sia o non ci sia, questo sta a voi. Non crediate che i problemi degli altri o che gli altri bambini che vivono a un'ora di macchina da qui o a 5 o a 7, perché non avete idea di quello che c'è ad esempio in Emilia Romagna o in Toscana, in Umbria un anno e mezzo fa i carabinieri hanno sequestrato l'ex centrale Enel di Pietrafitta vicino a un paese che si chiama Fabbro, non lontano da Perugia. Sapevamo da anni che lì erano arrivate le ceneri radioattive da Vado Ligure, Genova,
la Spezia. Io ho passato una serata con uno di quegli autotrasportatori che ha perso un rene per un tumore e adesso altri due tumori, e mi ha raccontato come funzionava, ma non è una scoperta. Il gioco è semplicissimo, l'avete sentito, basta cambiare i codici CER. Il codice CER sono tre coppie di due numeri che caratterizzano qualsiasi tipo di rifiuto. Io carico melanzane con un certo tipo di codice CER e dico che invece ho altro, cambiando quei numeri, ed è un gioco che viene fatto da 30 anni. E lui mi raccontò che ad esempio quando andavano a caricare i camion a Vado Ligure e alla Spezia, loro avevano l'ordine tassativo di non scendere perché non dovevano sapere quello che avevano caricato. Avete sentito parlare di navi dei veleni? Bene, a Borgo Montello, vicino Latina, c'è una discarica che è la seconda più grande d'Italia, dove quasi certamente sversarono una parola troppo pulita, seppellirono. Ne parlavamo ieri sera con Giorgio a cena, i fusti della nave Zenobia. Non ve la faccio lunga, andatevi a cercare su internet nave Zenobia, scoprirete che girò per mesi perché nessun porto del Mediterraneo voleva farla attraccare. Scoprirete che tutti i componenti dell'equipaggio si ammalarono, scoprirete che infine arriva in Italia, viene fatta attraccare, metà di quei fusti si sa che fine ha fatto, l'altra metà non si sa. L'Italia è piena di questa roba, non crediate che i figli degli altri siano degli altri, non crediate che non vi riguarda, perché sbagliereste tragicamente. Prima dicevamo siamo quattro gatti stasera, non mi interessa, non ho nessun tipo di problema, nessuno. E non mi interessa che vi ricordiate di me quando usciamo fra poco, nulla, dimenticatemi. A me interessa che usciate da qui incazzati, indignati e soprattutto che non pensiate mai non posso fare niente, non conto niente, puttanate che ci diciamo per metterci a letto la sera tranquilli. Finisco il monologo che era fuori scaletta, ti chiedo scusa, con una frase che io adoro. Paolo Borsellino e Giovanni Falcone erano molto amici, molto più amici di quello che pure poi ci è stato raccontato. Paolo Borsellino era il cazzarone dei due, quello che scherzava, giocava sempre, e Falcone era quello un po' serioso, ma insomma anche Falcone si sono divertiti parecchio, soprattutto nelle missioni che fecero l'essere. Un giorno erano nel bunker che avevano per loro a Palazzo di Giustizia di Palermo, bunker era una parola grossa, era poco più di un buco, e Borsellino dice a Falcone: Giovanni, mi sono preparato il discorso da fare in chiesa al tuo funerale. Falcone poggia la sigaretta sul portacenere che aveva la scrivania e gli dice: com'è? E Borsellino glielo fa: io ho conosciuto tantissime teste di minchia, ho conosciuto teste di minchia che volevano sciogliere i ghiacciai con una scatola di fiammiferi, ho conosciuto teste di minchia che volevano svuotare con un secchiello il Mediterraneo, ma quella che avete qui davanti, in questa costosissima bara di mogano rosso, è la più testa di minchia di tutti, perché voleva sconfiggere la mafia con la legalità. Grazie, scusami. Abbiamo dovuto sintetizzare più di 1100 pagine tra intercettazioni e commenti a margine. C'era tanto altro da dire. Abbiamo scelto i passaggi dove si sintetizza meglio lo spaccato di questo contesto mafioso che abbiamo in Basilicata, ma che quasi mai finisce sui giornali. Le intercettazioni che abbiamo voluto riprendere perché dopo il clamore mediatico dato dalle dimissioni del ministro Guidi e la ribalta nazionale di questa inchiesta, poco dopo come va? Sì, bene, grazie. Okay.
Queste intercettazioni sono cadute nel dimenticatoio, eppure basta leggerle per trovare una miniera, una sceneggiatura già pronta, degna di Gomorra. Il problema è che tanti di questi personaggi stanno ancora a piede libero. Da un lato questo procedimento purtroppo rischia seriamente la prescrizione, perché i reati sono complessi, gli indagati tantissimi, la mole di materiale da studiare per i PM è ciclopica. Però dall'altro il problema è che tanti di questi personaggi hanno cambiato solo ufficio, hanno cambiato solo comune, hanno cambiato posto, spesso non hanno cambiato neanche lavoro. Le loro mansioni sono rimaste pressoché le stesse, anche da parte delle compagnie. Alcuni, come i dirigenti di Eni, sono stati sospesi e spostati. Ma tanti dei dirigenti di Total, ripresi nell'altro ramo dell'inchiesta, oggi stanno ancora a Corleto e lavorano ufficialmente per il bene della Basilicata e per il bene delle comunità locali. Noi l'incontro di stasera lo avevamo immaginato anche per stimolare ulteriormente il dibattito, perché di queste intercettazioni la gente, soprattutto quella dei paesi interessati, Viggiano, Corleto, non ne parlano più. È come se questa fosse la vergogna di casa da nascondere e da ignorare, eppure è un tomo più grande di una Bibbia. Noi porteremo avanti questo progetto cercando di riprendere di volta in volta passi anche diversi e aprendoci poi ovviamente al dibattito, insomma tutte le critiche. Noi stasera avevamo invitato anche alcuni esponenti delle istituzioni, peccato che non siano venuti, perché ci sarebbe piaciuto sapere, dopo aver letto queste intercettazioni che ormai hanno già 4 anni, che cosa è stato fatto in caso di incidente industriale ai pozzi. I pozzi non sono sottoposti alla direttiva Seveso. Se un pozzo esplode, teoricamente non c'è neanche un piano di emergenza assimilabile a quello che ci dovrebbe essere per il Centrone. Oppure che cosa hanno fatto per rendere pubblici i criteri delle assunzioni del petrolio? Perché i contenuti di queste intercettazioni sono stati ripresi 2 anni fa nei verbali della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. A Roma hanno ascoltato tutti, inclusi i sindaci dei comuni della Val d'Agri e di Corleto. Lo stesso sindaco di Viggiano, Cicala, ha detto 2 anni fa che da sindaco non conosce i nomi dei suoi compaesani che sono stati assunti. E poi di colpo negli ultimi anni vediamo che a Corleto, per esempio, aumenta paurosamente il problema della criminalità, con l'incendio di autobotti, di camion, sparatorie, colpi di pistola verso la vigilanza. Eventi che fino a prima dell'arrivo del petrolio erano completamente estranei alla realtà di paesi di 800 abitanti. Quindi di fatto non c'è alcun protocollo che imponga trasparenza totale, soprattutto nelle infiltrazioni della filiera mafiosa, perché lo dicono i magistrati, che la mafia lucana è su base imprenditoriale. Queste sono parole che hanno già più di 2 anni. Ti posso interrompere? Posso interrompere, perdonami. Toglietevi dalla testa la storiella, la Lopara, la Coppola e compagnia bene. Anche questo lo dice la Direzione Nazionale Antimafia almeno da 3 anni in maniera chiarissima. Trovate le relazioni, se avete voglia di leggervi dalle 7 alle 900 pagine, le trovate online. Le mafie sono diventate un'altra roba. Le mafie sono diventate una cultura, una filosofia, un modus operandi. L'avete sentito quello che ha detto Pernisi? Gli uomini dalla faccia pulita. La parte prima di quella frase che io vi ho montato, lui mi spiega e mi dice, sai, finora era difficile, era più facile, perché comunque erano latitanti, perché comunque sapevi chi erano, e aggiunge, e nessuno si può far vedere in giro con Matteo Messina Denaro, adesso no. Adesso i mafiosi hanno la faccia pulita. Voi non potete sapere se io sia mafioso o meno. E questo scomplica stramaledettamente tutto, come ha detto Roberto Pennisi, scusa. Avete qualche critica, osservazione, domanda da fare? Partiamo col dibattito.
Allora, secondo me possiamo tranquillamente accendere la luce in platea, tanto sì. Siamo... Perché abbiamo superato la mezz'ora. Sì, sì. Io poi devo tornare a Roma, per cui insomma è lunga la questione. Posso chiedervi, siccome Nicola, che è lui che sta andando ad accendere le luci, ci ha dato una mano decisiva per mettere in piedi tutto, sta con noi dalle 2 di oggi pomeriggio e compagnia bella. Nicola, ci senti? Fate per cortesia un applauso per ringraziare anche a nome nostro Nicola. Grazie. L'hai sentito? No, non l'ho sentito io, l'hai sentito? Si è affacciato, è così. Vabbè, vince la direzza e torna qua. Troverete tutta la registrazione della serata su Ionica. Cioè, praticamente se non vi è passato fino adesso, ma potete pure rivedere, sostanzialmente. E tuttavia, ogni volta che riascoltiamo, rivediamo i passaggi, i procedimenti, ci rivediamo le carte processuali, ci rivediamo le dinamiche che ci sono in Basilicata, restiamo senza parole, continuiamo a non spiegarci com'è possibile che la pubblica amministrazione, i referenti principali della pubblica amministrazione, cioè quelli che dovrebbero intervenire nella tutela del territorio, nella tutela ambientale, se non altro anche col principio di precauzione rispetto a certe tematiche, non si muovono mai, restano sempre al loro posto e certi reati che sono reati d'ufficio, cioè procedibili d'ufficio, non vengono mai messi in campo. Insomma, sono decenni che la Basilicata è gestita in questo modo e le responsabilità vere sono da parte di chi può intervenire e non interviene. Cioè, è una responsabilità enorme che non è soltanto una responsabilità di tipo penale, che secondo me pure c'è e abbondantemente. Secondo me la responsabilità vera è proprio dal punto di vista etico, dal punto di vista morale, essere amministrati e guidati da questa classe di politica e dirigente, ritrovarcela sempre allo stesso posto, se non anche in posizioni avanzate, nonostante tutti i danni che arrechino continuamente al territorio, i danni reali alle persone, cioè le fanno ammalare, queste lo sanno oramai. Io ho risparmiato il capitolo sull'esplosione delle incidenze patologiche, delle patologie. La pista abbiamo, a quella lucana l'abbiamo seguita da vicino, non so, ci abbiamo seguito anche le altre. Teniamo il microfono, eravamo in due. Cioè, abbiamo seguito anche le altre dinamiche che ci sono state da quel punto di vista, in altre zone d'Italia. Il problema è serio e non si spiega. Se noi facciamo il riferimento a tutte le aziende che sono quasi tutte pubblico-privato, se non addirittura pubbliche e basta, e che operano nel settore estrattivo, nel settore della produzione energetica e quant'altro, e ci rendiamo conto che si sono resi responsabili loro per primi di situazioni del genere, quindi di reati veri rispetto sia alla parte procedurale giudiziaria, ma anche alla parte che riguarda le persone, la salute delle persone. E quindi dobbiamo dire che il nostro Stato, lo Stato, la pubblica amministrazione commette continuamente reati, trasgredisce e viola continuamente tutti i giorni le regole che gli altri in generale, che i cittadini, che le persone dovrebbero rispettare regolarmente. Lo Stato è il primo a trasgredire a queste regole e non c'è mai un intervento vero rispetto a queste tematiche. Questo è il quadro per noi, senza contare, non andiamo avanti sulle altre cose perché in Basilicata ci sono più elementi dal punto di vista ambientale, quindi dell'inquinamento ambientale, che hanno praticamente assorbito l'intera regione, dall'IREC di Rotondella al COVA di Giano, i nuovi impianti estrattivi, la cosiddetta Fenice nell'area, diciamo, del Melfese. Cioè, oramai un arrembaggio da questo punto di vista. Insomma, è possibile il 70-80% della regione è compromessa e interessata da questo genere di problemi. Non è possibile, bisogna fermarli. Sì, è vero. Basti pensare che fino a pochissimi anni fa, nelle relazioni della DIA o di altri enti, di reati ambientali e di mafie in Basilicata se ne parlava poco quanto nulla. Fa pensare il fatto che tante aziende già condannate per reati ambientali rientrino nell'indotto di Eni e di Total, quindi le interdittive antimafia in Basilicata come in altre zone d'Italia vacillano e non servono effettivamente a bloccare le infiltrazioni mafiose nei lavori. E poi c'è l'ex procuratore Gai, che adesso è il consulente della regione Basilicata, nella commissione anti-racket e anti-usura, lui stesso ammise che la procura di Potenza non aveva i mezzi
per riuscire a star dietro a tutte le criticità ambientali che gli arrivavano sulla scrivania, nonostante abbiamo avuto un vice ministro agli interni. Ancora ad oggi in Basilicata abbiamo 6 carabinieri del NOA, a fronte di tutte le emergenze che dicevi tu e di tutte le altre, discariche, sversamenti abusivi. Quindi è una regione che volutamente ha già attuato la zona franca, ma non per l'economia, come avrebbe voluto l'ex assessore Berlinguer, ma per quanto riguarda la legalità, perché ormai è chiaro che il nostro territorio è un crocevia, è un paradiso fiscale per gli inquinatori, e che la politica locale non mette nell'agenda al primo posto non solo il contrasto, ma la sconfitta delle mafie. Proprio perché siamo 4 gatti, teoricamente dovrebbe essere anche più semplice trovare i mandanti oltre che gli esecutori. Io lo vedo in maniera diversa, dopo 20 anni appresso a queste cose. La colpa è nostra. La risposta alla domanda perché si continua così, anzi va sempre peggio, c'è nel fatto che non arriviamo a 20 persone. Ve la dico molto chiara, alla gente non frega assolutamente nulla. Io non posso venire qui a parlarvi per esempio di antimafia. Se avessi rubato uno spillo in vita mia avrei qualche problema. Sarebbe facile dirvi, politici sì, i politici sono quelli che scegliamo noi, ma non vado più sul fronte politico. Ripeto, la colpa è nostra, la colpa è assolutamente la nostra. Le cose credo che si possono cambiare solo dal basso. A Viggiano, quando aprirono quell'inchiesta e io andai, mi dissero una frase che mi hanno detto un paio di volte in Terra dei Fuochi negli ultimi 3-4 anni e una volta a Reggio Emilia: ma tu vieni da Roma a rompere i coglioni qui? Perché? Questa è la posizione delle persone. Io potevo starmene, io ho usato 2 giorni di ferie per venire qui, sto qui da ieri e non prendo una lira. Giorgio mi dà semplicemente il viaggio e mi ha pagato un B&B e la cena, ma io non sono nobile per niente, non sono né nobile né migliore degli altri, e non sto scherzando. Io semplicemente ho conosciuto purtroppo molti bambini che sono morti per questi motivi, e quindi potranno continuare a darmi dei rompicoglioni. Io continuerò a girare l'Italia, perché se mai fosse riuscito o dovessi riuscire a salvarne uno solo, sto a posto. 30 anni, io ho quasi 30 anni di mestiere, mi valgo una sola di queste vite, dei più piccoli li valgono tutti, e per un secondo motivo: perché i figli degli altri sono esattamente e valgono esattamente quanto il mio. Altre domande? No, io avrei voluto fare un intervento simile a parte la motivazione di reagire in questi termini, nel senso che nonostante sia appena diventato padre, non è soltanto il salvare la vita dei bambini che mi spingerebbe ad agire e a organizzare dal basso una mobilitazione tale da riuscire a fermare fenomeni come quello che accade in Basilicata o in qualsiasi altra parte del mondo, non solo Italia. Quindi, pensa all'Africa, per esempio, alla Serbia. Esatto, cioè noi possiamo soltanto che alle volte, anzi in paesi che non te l'aspetti, vedi delle risposte dal basso che dovrebbero far scuola, quando in realtà nel nostro sonnambulismo continuiamo a credere di essere civilizzati rispetto ad altri che invece consideriamo dei barbari invasori, quando in realtà spesso e volentieri si ritrovano a venire qui per colpa anche di azioni
che scaturiscono da l'80%, ma io non voglio entrare in politica. No, vabbè, l'80% delle risorse mondiali sono gestite dal 20% della popolazione. Per non disperdere la discussione. No, ti chiudo, no, ti do ragione per tante ragioni. Sì, 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 no. Cioè è chiaro che poi alla fine, no, l'altro 80% della popolazione prima o poi magari le palle girano. No, ma semplicemente per dire che noi non, continuando con questa mentalità ci ritroveremo semplicemente a sopravvivere in una terra che stiamo autodistruggendo e quindi ci autocostringeremo ad andarcene anche dalle nostre terre e quindi diventare nuovamente migranti e così via all'infinito finché non ci ritroveremo tutti quanti al Polo Sud e, boh, non so, forse i pinguini diranno che siamo degli invasori. E, no, questo era appunto per dire che se stesso a Viggiano, a Corleto ed eccetera eccetera non si interessano del fenomeno, non si organizzano con presidi, con blocco del, dei camion, con sabotaggi, con assemblee popolari. Sulle illegalità però non ti vengo dietro. No, no, sabotaggi non ti però, vengo però io posso scrivere. Sulla protesta sì. Posso io, scrivere. Perdonami, credo si sia capito, io sono maniaco, manicheo della legalità. Sai qual è il vero passaggio? Io non posso andare a parlare però di una carità. Però lasciami il ragionamento, perché io credo che così come non ci si può fare affidamento sull'ARPAB che possa essere lei a controllare se stessa sostanzialmente, perché lei in qualche modo controlla l'ARPAB stessa, come dicevamo prima l'intervento, secondo quella logica lo Stato dovrebbe autopunire se stesso, perché lei non è altro che il Ministero degli Esteri dello Stato, quindi se possiamo soltanto provare a immaginare quale può essere la soluzione che lo Stato può dare a una condizione come questa, non ne usciremo mai fuori. Quindi per quanto Falcone possa essere stato un grande a provare a affrontare la mafia legalmente, non ci è riuscito comunque, sostanzialmente la mafia sta ancora qua e noi stiamo ancora a parlarne, anche se è evoluta, è diventata molto più potente, si è mischiata anche con finanze eccetera eccetera. Posso fare una domanda io a te? Certo. Poniamo che tu abbia ragione, poniamo che tu abbia ragione sugli strumenti, intendevo dire, hai ragione, l'ho dato per sottinteso. Tu saresti i mezzi di chi combatte? No, però io non mi lascio limitare da un concetto di legalità che non mi appartiene. Nel senso che all'interno di una mia visione del legale, all'interno della mia visione del giusto, agirei contro qualcosa che reputo sbagliato. Detto questo, gli strumenti... Io potrei avere una mia visione del giusto che mi suggerisce di uccidere le persone. Entriamo nel campo di ciò che è relativo. No, però allora, io credo esistano dei confini sempre e comunque, dei confini legati alla dignità umana, legati al rispetto dell'altro, legati alla differenza tra uomini e cose soprattutto, tra vita e non vita, nel senso che per me devastazione e saccheggio come reato non può essere paragonabile allo stupro e alla tortura. Disastro ambientale, dici tu. No, no, disastro ambientale è già sulla natura che è viva, mentre devastazione e saccheggio nei confronti di un bancomat come può essere il camion che... Non mi trovi d'accordo. Ho capito, però sto spiegando. No, per me c'è questa differenza che non è sottile e che mi porta a fare dei ragionamenti sull'agire che sono magari illegali, però spesso e volentieri nell'illegalità si riesce a trovare la via per risolvere questioni che altrimenti non sono risolvibili. Mi fai un esempio di qualcosa che sia stata risolta con la via dell'illegalità? Un esempio recente o passato? Come vuoi. Non voglio sembrare... fammi pensare. Allora, no, vabbè, nel senso, non volevo arrivare fino a questo, però per dirti, io l'evasione da un CPR la reputo una cosa giusta. L'evasione è un atto illegale nei confronti di
una reclusione all'interno di un posto che per quanto mi riguarda non dovrebbe esistere. Però faccio un esempio recente. Cioè, guarda, io potrei quasi essere d'accordo con te su questo, comunque non mi hai fatto. Però non sei o non sei. Però non, mi hai fatto, no, però non mi hai fatto, non hai risposto alla mia domanda. Cioè, mi spieghi, mi fai un esempio di qualcosa che sia stata risolta usando l'illegalità fuori dalla legge? Questo, infiltrati infiltrati nella mafia. Allora, aspetta, no, un attimo, aspetta, no. A me se ci accendiamo non dispiace, no, però solo uno alla volta. Allora, aspetta, no, solo un attimo. Voglio un esempio opposto, di qualcosa risolto con la legalità. Sì, adesso te lo dico, aspetta un attimo. C'è la signora che si sta sbarciando da 10 minuti. Prego, 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 c'è anche. Signora, tra l'altro se scende, secondo me possiamo anche non usare i microfoni, mi ho detto, tanto siamo un quattro. È più semplice per Nicola avergli. Non volevo giù è l'area da discutere. No, ma non preoccupare. Guarda, io finché se discute a me mi trovi sempre, poi con civiltà mi trovi sempre disponibile, guarda, c'ho un problema. Sì, non. Però scusa, sto facendo l'esempio. Sì. Infiltrati, mentre scende la signora. Gli infiltrati che vanno si infiltrano per lo Stato, no? Non è esattamente illegalità, no, attenzione. Illegalità. No, non è esattamente illegalità, è come il discorso dei servizi. Allora adesso finiamo su 2000 cose. Loro compiono, loro sono autorizzati a compiere illegalità. Entro determinati limiti, no, e con determinate procedure. C'ho qualche amico, diciamo, tra le forze dell'ordine e qua mi fermo. Prego, fatemi sentire la signora, poi parliamo. Beh, la cosa che fa riflettere su queste intercettazioni, il fascicolo del 2010, quindi teoricamente per appurare dei reati che si potevano con le dovute forze e competenze in campo chiudere in un anno, e ci hanno messo 5 anni. Mi fate sentire la signora. E quindi 5 anni di emissioni fuori controllo, di sversamenti, di avvelenamenti, di contaminazione della catena alimentare. La cosa, il discrimine, quel confine sottile che a volte c'è tra legalità e illegalità, spesso nella cattiva giustizia o nella giustizia che non ha i mezzi, non vedi nei tempi. Perché, per esempio, nel campo ambientale, dove il problema ambientale può avere una diretta ripercussione sanitaria, ci sarebbe bisogno di una giustizia molto più veloce, tecnicamente più competente, e quindi nel fare la legalità si vede uno stato di illegalità, perché queste situazioni si verificano anche perché, lo dicono i magistrati, e spesso non hanno i soldi neanche per pagare dei CTU decenti. Però tu vai al dopo, dovremmo andare al prima, al momento in cui si impiantano queste attività che dovrebbero essere. Però no, vi devo richiamare all'ordine. La signora, giuro che è stata 10 minuti con il braccio alzato. Fatemi sentire prima la signora, poi tanto parliamo. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Io penso personalmente che si abusi molto di questo termine di legalità. Perché il problema qual è? Voleva un esempio, quando la illegalità ha salvato, beh sì, non lo possiamo trovare, le leggi razziali, andare a caccia degli ebrei era legale, e chi ha disobbedito ha salvato tante vite. Il problema è che le leggi non coincidono con il patrimonio dei diritti naturali, e siccome le leggi si discostano dai diritti naturali, è ovvio che le persone entrano in conflitto, come diceva il signore prima, e ci inducono veramente alla trasgressione che dovrebbe essere la vera legalità. E io ho sentito, chiudo in un attimo, ho sentito stamattina a Radio 1 che praticamente un gelataio, per aver offerto a un suo amico, è multato di circa 516 euro per 50 centesimi di panna che doveva essere decurtata dallo scontrino. Scusatemi, questa non è legalità che io voglio rispettare, e poi vediamo il calore che lei ha visto sversare reflui davanti alle abitazioni. Qui dobbiamo metterci in mente che le leggi devono rispettare i principi naturali e morali, e allora abbiamo la coincidenza tra la legalità e il rispetto delle leggi. E questo l'ho detto nella giornata della legalità, se ne è parlato molto questa settimana, li ho trovati tutti, il procuratore Curcio, il procuratore Gai, Pittella, il presidente, tutti a dire ai ragazzi che devono imparare la legalità. Ma voi cominciate voi a essere esempi e modelli istituzionali di legalità facendo delle leggi che sono condivisibili dalla società civile. Questo è, comunque le volevo dire che lei è nobile, non
Non è vero che lei no, ma non ci tengo, però devo dire che non ci tengo. No, allora è evidente che se mi porta su quel piano, tra l'altro durante il regime fascista, è chiaro che anch'io l'avrei nascosto, cioè ci mancherebbe pure altro. È assolutamente logico questo. Allora, non uso la parola legalità, la metto su un altro piano. Ormai stiamo chiacchierando amabilmente, a me dà pure fastidio, sta qua sopra se provate. Comunque, io ho ricevuto minacce, ho la macchina qua fuori, vi posso far vedere, hanno tentato di bruciarmela, hanno scritto sulla mia bacheca Facebook 8-9 mesi fa che mi dovrebbero fucilare, che mi vorrebbero fucilare e mi veniva da ridere. Un altro ha usato molta più raffinatezza e roba molto più vicina alla mafia, ha scritto, sai, forse non occorre troppo che tutta Roma, non mi dico di che zona era, che tutta Roma venga qui a trovare i rifiuti tossici. Ah, ma non sono mobile, fa parte del gioco questo, se tu usi una certa, suoni una certa musica devi fare sta danza, quindi va benissimo. Non uso la parola legalità, io dico che le armi di quelli che considero merda, io non le userò mai. E non avete idea di quante schiaffe stiamo prendendo. Il 9 maggio, io con l'età non me ne ricordavo neanche a scuola, il 9 maggio ce l'ho stampato in testa, perché abbiamo perso due processi enormi, dico abbiamo, insomma, due processi enormi. Uno a Correggio, dove una fabbrica che si chiamava Cemental ha praticamente ucciso tutti i suoi dipendenti, lavoravano amianto, non avevano neanche le mascherine, parlo degli anni 70-80. Trovate il video, se andate su YouTube e scrivete, mettete Ciociola Cemental, trovate il video. Sempre il 9 assolti, sempre il 9 maggio, sempre la mattina, trovate anche questo, andate su YouTube e scrivete Ciociola Conversano, trovate tre video, tutto eclatante. Hanno sversato la merda tossica. La linea difensiva in questo processo a Bari, anche lì assolti per presunto disastro ambientale, presunto, non disastro ambientale, non è stata non abbiamo sversato, è stata non abbiamo inquinato. Il giorno della sentenza di assoluzione io ho scritto un post su Facebook dicendo vi avviso tutti. Da questo pomeriggio io passerò a 160 all'ora con il rosso per le strade di Roma, se non faccio male a nessuno, nessuno si azzarda e fammi la multa. Ok? Questo è il concetto. Perfetto. Non usiamo la parola legalità, mi va benissimo. Io, le loro armi, dovessi perdere tutta la vita, me dovessero sparare, non le userò mai, ma per un motivo molto semplice, che non è nobile. Io non sono come loro e non ci diventerò mai. Allora, volevo dire solamente una cosa su questa riflessione sulla legalità. Vedo che parliamo giustamente tutti quanti di legalità e devo dire che fondamentalmente sono d'accordo, no? Io vengo dalla generazione del 90. Vengo dalla generazione del 94. Appena più lontano dalla bocca. Così dalla generazione, siete bene? Dalla generazione di Mani Pulite del 94, no? E mi ricordo che all'epoca, per 30 anni, ed eravamo tutti, diciamo, io, alcuni amici, alcune persone interessate a questi fenomeni, eravamo tutti entusiasti perché credevamo che dopo, che con Mani Pulite si andavano a risolvere tante di quelle cose in Italia. Sarebbe stata un'altra Italia. Peggiorata. E invece è peggiorata, e in queste ore festeggiamo l'eventuale terza repubblica, visto che la seconda è andata avanti. Hanno giurato. Vediamo. È partita ufficialmente la voce, sì, hanno giurato. Tutti, io non fiato. Poi dobbiamo vedere chi mantiene. A me basta già il taglio dei 5 miliardi per l'accoglienza ai migranti, però non fiatano. Sono stati votati. Sì, infatti. Quindi, no, ma voglio dire. A me piacerebbe, cioè, io vorrei sapere. Vabbè, lasciamo stare. No, ma voglio dirti questo, praticamente perché io faccio questa premessa. Perché voglio dire, parliamo tanto di legalità, e insomma, chi di noi non è d'accordo sulla legalità? Chi di noi non è d'accordo che bisogna fare un processo contro gli inquinatori? Sarebbe meglio vincerlo e tutto il resto. Però voglio un attimino rientrare in un passaggio che hai fatto tu. Mi sembra così in corsa il fatto quando dici che qui dipende da noi, cioè voglio dire quando noi
tutte le notte che sta facendo per esempio Giorgio, tutto quello che fa, fai tu con tanti amici, non saremmo qui. Ma voglio dire, poi alla fin fine, quando Giorgio dice da questa, che ne so, da questa sorgente, da questa cosa, esce fuori questa famosa merda, e speriamo che un processo, che un giudice gli dia ragione, ma a me personalmente non me ne frega niente se gli dà ragione o meno il giudice. Io come cittadino prendo atto di una cosa e mi comporto di conseguenza con il voto, con l'impegno, con le donazioni. Allora quello che vedo che manca, e che muovo una piccola critica a quello che ho ascoltato stasera, è che poi tante volte si va a sottolineare il fatto del come è andato il processo, che per l'amor di Dio, sono il primo a dire che certa gente che combina finire in galera. Il 9 maggio sera avevo deciso di occuparmi, però, di occuparmi di moda, di ragioni, diciamo così, legate alle modelle o de pallone. No, voglio dire. Legate ai calciatori? No, quella è un'altra cosa. No, ma voglio dire, concludo praticamente. Quando Giorgio parla, quante volte parla, naturalmente il Covacopro, un nome è nome, nome. Cioè, voglio dire, quando sappiamo tutti, vediamo tutti quotidianamente quello che succede sotto Viggiano e i viggianesi soprassiedono, e allora voglio dire, se non c'è questo passaggio culturale, io apprezzo tanto il tuo lavoro, apprezzo tanto il lavoro di Giorgio, ma non sembra niente, te lo dico. Però, io quanto prendono, quanto prende, deve prendere coscienza, quanto prende, quanto prende Viggiano di royalties, ve lo ricordate? 13 milioni l'anno, una cosa del genere. 14. Sì, io sono andato a Viggiano. Io sono una miseria, non è che cambia. No, aspetta, quanti abitanti fa Viggiano? Sì, sto dicendo, certamente. Io arrivo a Viggiano. Se dobbiamo fare un discorso economico, intanto, no, ma voglio dire, rispetto alla salute, diciamo. Capirai, con me sfondi una volta, porto una petta. Ma io arrivo a Viggiano la prima volta e rimango, diciamo, sorpreso, la mettiamo giù blanda, da un dettaglio che mi dà la misura della situazione: le targhe delle strade, che io non ho idea di quanto costino. Cioè, hanno delle cose costosissime, le targhe delle strade. Sì. Allora tu però capisci perché arrivi là e ti dico, ma tu vieni a rompi i coglioni qua da Roma? Sì. Qualche risposta te la dai. Dopodiché, io lo ripeto, la colpa è no. Io posso, non devo posso... più alla politica, alla cosa. A me una cosa che mi fa riflettere tanto è il ragionamento che ha fatto un docente italiano, un sociologo che insegna negli Stati Uniti, che è Ugo Mattei, che giustamente ha detto in tanti video, in tante interviste, ha detto: guardate che a questa globalizzazione selvaggia l'unico contraltare vero sono proprio i quattro comitatini di Renzi, perché andando dal nord al sud Italia la resistenza di qualità, che spesso non ha i numeri ma ha la qualità, pieni territori. In Basilicata prima erano due persone 10 anni fa che facevano questo genere di informazioni, oggi sono molte di più, è aumentato anche il loro seguito, è aumentato anche il gioco forza, l'attenzione della stampa, perché non si può parlare sempre di sagre o di inaugurazioni di cabine telefoniche, la butto lì. Però la cosa triste è che anche in questa fase storica queste associazioni, nonostante ci siano tante forze antisistema sul campo, sono sempre sopra. È però una cosa che anche le associazioni devono fare una riflessione. Se io poi sono 25 anni che ho a che fare con le associazioni, potremmo fare mezzanotte se dovessi raccontare tutto quello che c'è. No, io porto l'esperienza della perché poi cominciamo con la sindrome del prima del primadonnismo, io sono più bravo, io sono più bello, a te intervistano 4 volte, a me mi cominciano a girare le palle perché a me non mi intervistano. Cioè, sarebbe lunga la storia, lunga. No, credo. Il problema non è venuto assolutamente sì. Questo è vero, è un dato generale. Ma è la gente nel proprio intimo, perché poi tante di queste voci non vengono proprio dai comuni più petrolizzati. Perché questo... secondo te non arriviamo a 20 persone stasera? Per i ragionamenti che abbiamo detto qui. Eppure credo che le associazioni sapessero, no? Sì. Sì, aspetto che si... Scusate, mo stiamo a chiacchierare. Allora, queste attività, gioco forza, naturalmente come sia, portano
dei loro effetti collaterali, versamenti, inquinamenti, cioè non ci potrebbe essere, queste attività non ci possono essere se non c'è. Si potrebbe rifare secondo legge, il problema è che dovresti tirare fuori, anziché appunto 30 euro a tonnellata, anziché 90 euro a tonnellata, dovresti tirare fuori, anziché sì. 31 euro a tonnellata facendo quello che facevano, 90. E magari non sarebbe più remunerativo. Per cui questi prodotti. Oppure ce li devi alimentare i fondi neri, perché per esempio. Non converrebbe, bisognerebbe trovare individuare altre strade. Io ti posso dire le parole di un caro amico che si occupa di questo e lavora in un paese di quelli dell'est dove ci sono i deserti, no? E lui stesso diceva: un conto che lo fai nel deserto è un conto che lo fai. Per cui guardate che ci sia qualche processo aperto in Africa, No, non è Africa, non sono deserto. No, io dico attualmente se ne è aperto ancora un altro ultimamente. Vabbè, comunque torniamo al punto. Sono attività che per forza, gioco forza, hanno i loro effetti collaterali. Con tutte le attenzioni, con tutto quello che vogliamo. Qui stiamo parlando di entrare nel post, nel danno, nel guaio già fatto. Mentre noi dovremmo cominciare a ragionare nel non fare il guaio, nel arrivare a scegliere attività, non a bloccare, a individuare dei modi di vita o delle energie. Ti faccio un esempio banale. Ti faccio un esempio banale con una domanda. Gli impianti di compostaggio ne potremmo fare centinaia e non avrebbero alcun tipo. Un privato che per esempio ha un giardino, non è il mio caso, ma insomma, potrebbe per esempio farsi il suo per la sua famiglia. Perché, chiedetevi perché non si fanno 1000 impianti piccolissimi di compostaggio, ripeto, a impatto ambientale zero? Perché non ci fai il business. Perché il business, con tutto quello di cui tu parli, si fa col mega impianto di compostaggio. E questo è con il disagio. Non so, c'è una cosa, che chiamare M... quella roba non va bene, perché anche quello è concimante. Sì, no, infatti è offensivo, concordo esatto. Perfettamente. Lo sottoscrivo. E che dal punto di vista comunicativo è immediato. Tal riguardo voglio dire qualcosa, io di mestiere faccio scienziato di materiali, quindi so delle cose di cui passo, ciò di cui strane in come vengono gestite. Faccio un esempio banale. Quando nelle nostre case le nostre nonne tenevano i camini, bruciavamo la legna produce quando bruci le polveri, anidride carbonica ed acqua. Quando tu bruci il metano produce anidride carbonica ed acqua. Quando produci la plastica, produci anidride carbonica ed acqua. Quando bruci il cartone, produci anidride carbonica ed acqua, non produci altro. Allora il concetto qual è? Se tu fai, per quale ragione i materiali vengono messi sottoterra nelle discariche? Semplice, fomentando gli ambientalisti che bruciarli fanno male, noi li mettiamo sottoterra perché la mafia ci guadagna. E poi casomai questi materiali lì, paghiamo la Germania che si ritira, ci fa l'energia e ce le rimane indietro. Allora il concetto qual è? Faccio un esempio, perché i comuni per esempio non vogliono gli inceneritori di alto livello? Perché hanno convinto la gente che gli inceneritori fanno male alla salute. No, attenzione. Allora, se noi... No, attenzione. Aspetta, in tutto il mondo, nelle zone intorno agli inceneritori, alle discariche e adesso arriviamo ai cementifici, schizzano per aria tutte le patologie, tutte. Sì, perché non vengono fatti gli impianti di un certo tipo. Allora, se tu prendi per esempio... Io scopro in Molise una cosa scioccante. Chiacchieravo con il presidente dei medici dell'ambiente, ma stavamo chiacchierando, non lo stavo intervistando, e mi dice: sai, a un certo punto ci siamo accorti che morivano un po' troppi bambini di tumore, di leucemia. Così per caso abbiamo scoperto, incrociando, ma perdendo tempo, alcuni dati, che morivano i bambini soprattutto che vivevano negli edifici costruiti negli ultimi 10 anni. Chiediti perché e cosa ci fosse in quel cemento. Infatti, il concetto. Tra l'altro, le maglie della legge sono molto più strette per gli inceneritori che per i cementifici. Tant'è che adesso conviene andare a bruciare di tutto di più nei cementifici, perché paradossalmente alcune cose le fanno bruciare. Infatti, se tu consideri che la plastica ce ne sarà di vario tipo, se tu togli il PVC che c'è dentro, è quello che alla base forma la diossina. Quindi il concetto qual è? Non è che io devo separare 100 cose perché magari le 100 cose che brucio facciano male, devi separare ciò che effettivamente fa male, per esempio nel caso del PVC, perché se tu bruci il metano o bruci il polipropilene,
le molecole sono carbonio e idrogeno legato allo stesso modo, la combustione è esattamente identica, quindi non è vero che tu con, se io brucio il polipropilene produco il cancro, se però brucio il metano non produco il cancro. Quindi la verità è che vanno approfonditi questi concetti a un livello differente, probabilmente non riesce a farli passare esattamente per il motivo che hai detto. E infatti che sì, fa molto comodo lasciare una serie di convinzioni in piedi, peraltro antiscientifiche, ma nemmeno lo voglio arrivarci. Infatti le combustioni ad alta temperatura, ad alta pressione, producono esattamente nulla come, come. Ma in Italia, come, ad esempio, non c'è un inceneritore o un cementificio che ha, a parte a noi, sì, sono di vecchia generazione, ma non sono di 30 anni. Cioè, tu mi insegni che la, come si chiama, il camino, che può sarebbe la ciminiera, si chiama camino tecnicamente, ma sarebbe la ciminiera. Non mi ricordo quanto deve essere alta per permettere che poi le polveri si dispersano, più alto è 180 metri, sì, prevede la legge, vabbè, non ce n'è uno. Non ce n'è uno, uno. Quindi è proprio il rispetto quindi della normativa di base al punto in cui volevo arrivare. Esatto. Perché è chiaro che se la normativa di base fosse rispettata, probabilmente sarebbe differente l'impatto, perché alla fine mettendo tutto sottoterra poi inquino. Ma allo stesso tempo, se però una cittadina che ha l'inceneritore, tu come strategia aziendale di città dici, ah, visto che c'è l'inceneritore, magari la corrente a tutta la città è gratis, probabilmente non ci sarebbero neanche tutte quelle lotte di quartiere, le lotte se l'inceneritore però rispettasse le leggi di cui parlavamo, sempre le norme come rispetto delle cose. Comunque è chiaro che si sa che secondo l'Unione Europea entro il 2022 non dovrebbero esserci più inceneritori. È chiaro che esiste tutto un discorso, andrebbe fatta la differenziata e compagnia. Ma sì, ma i materiali a un certo punto ci sono, li devi comunque smaltire in qualche modo. Ci sono dei robe. Quindi a un certo punto i materiali, in ultima analisi, diciamo tu puoi, per esempio, che ne so, dalla plastica dei cracker, poi a un certo punto vai a finire che fai il tavolino e le sedie, poi a un certo punto lo recupero di nuovo, ma lo recupero 3-4 cicli, ma alla lunga, a 20 anni, tutto questo materiale va comunque smaltito, l'unica maniera per smaltirlo è bruciarlo. Se tu lo bruci esattamente per bene, fatto bene, forse inquini leggermente di meno che in tutti gli altri modi. Per ritornare invece al discorso di prima dell'inquinamento della Val d'Agri, io lavoravo alla Vipac di Giano, quindi ero un funzionario direttivo dell'azienda, e noi spesso chiamavamo i controlli della ASL, eccetera, e poi venivano dopo 2-3 giorni, perché noi ogni tanto, siccome i nostri prodotti erano le condizioni degli alimenti, quindi non è che noi potevamo avere un impatto ambientale elevato su qualcosa che era certificato ai ISO 9000, eccetera, per prodotti alimentari. Però qualche mattina le macchine si riempivano di polvere, qualche altra mattina il laghetto era tutto nero, c'era gli occhi di tutti, poi magari telefonavi, quando venivano a controllare magari erano fermi a fare i controlli. Ma c'è da dire anche una cosa molto grave: la fiammella del petrolio la fiamma pilota sono qualcosa come 20-30.000 kWh, da Brindisi al Pollino ne consumano di meno, quindi quella è una fiamma che corrente grazie per tutti, e invece la bruciano perché poi tu devi comprare il gas e quindi devono fare business. Comunque vi faccio fare una risata, faccio una figura da pirla, ma vi faccio fare una risata. Le immagini che vedevate, che poi non ho fatto vedere neanche l'ultimo, quelle che io ho girato, vedete quell'acqua è una parola grossa, in quel modo. Le ho girate quasi tutte in Travigiano, poi non mi ricordo, Pissigi forse, insomma vabbè, girando per la Basilicata, e ci ho lasciato un paio di scarpe perché in uno di quei pozzi io ci sono scivolato dentro, per fortuna la telecamera spenta e non c'è stato verso di pulirle, no, l'ho dovute buttare. Io ho bruciato due scarpe in Terra dei Fuochi e un paio di scarpe a Viggiano nel 2016. E adesso sto nel Casertano. Non c'è stato verso io le terre dei fondi, me le sto facendo tutte. Nelle intercettazioni su Roma c'è un caso di ricovero di una guardia giurata. Si sente così male questa povera donna. Vomita, sta malissimo, arriva al 118. Alla fine lei, come i casi di altri dipendenti, per esempio della Sudelettra, nell'indotto, allora, innanzitutto la magistratura riconosce che quei casi di infortunio sul lavoro sono stati nascosti perché fanno i controlli incrociati. Non credo dove? A Viggiano, a Cova. Vedono che il carteggio dell'ospedale non è completo, questi lavoratori sono stati convocati dai dirigenti dell'ENI di Viggiano per evitare di aprire l'infortunio, perché da un lato era un vantaggio per l'azienda, dall'altro i lavoratori stessi dicono che avevano paura di perdere il posto di lavoro, perché avevano capito che quelle pressioni erano indirizzate verso questa direzione qua. Lì il baritano è un po' doce. Però tra le tante cose il problema serio che si vince da questi atti è che c'è un patrimonio enorme di violazioni di legge. I CTU,
dicono che non c'è un sistema concreto di tracciabilità dei rifiuti e di analisi degli stessi. Non c'è la vera tutela sanitaria dei lavoratori, e quindi figuriamoci della gente, addirittura dei dipendenti dell'indotto, che vengono trattati come lavoratori di serie B rispetto alle poche decine di fortunati direttamente assunti da Eni in questo caso. Ma dicono che mancava un piano serio di antisversamento di idrocarburi all'esterno. I controllori, di fatto, nella legislazione ambientale italiana si autocontrollano. Quindi alla base di tutti questi mali c'è un conflitto di interessi enorme, non solo nel diritto ambientale, ma anche al di fuori, perché un'azienda pubblica come Eni, che non incontra la popolazione, un pubblico contraddittorio, esattamente come i suoi dirigenti, i nostri politici, o come i sindaci. Cioè, noi con i sindaci, come con la Confro, ci parliamo o sui giornali o in tribunale, ma è normale. Troviamo gli idrocarburi nel latte artigiano, il sindaco ci cala, il mio numero di telefono, la mia PEC. Perché non incontrarci e non affrontare le questioni di persone? Le linee politiche non sono quelle per la regione, cioè l'interesse è un altro sulla regione. Del resto, se mi permetti, intervengo su quello che hai detto solo perché mi voglio ricollegare al fatto che c'è un serio problema certamente di natura culturale, intellettuale, però c'è anche da dire che quando una regione come la nostra, il tessuto sociale, il tessuto lavorativo viene indebolito così tanto, reso così tanto fragile e quindi così dipendente dal ricatto occupazionale, il meccanismo è chiaro che queste persone hanno serie difficoltà a immaginare di contrapporsi a un sistema così consolidato e così, come dire, cattivo dal punto di vista gestionale del territorio. Se facciamo, per fare un esempio, noi quando ci fu il referendum contro le trivellazioni in mare, noi in Basilicata otteniamo un risultato, noi facciamo i comitati, otteniamo un risultato, il più importante risultato sul territorio nazionale. Risultammo i primi in assoluto come quorum, superammo il quorum, ma paradossalmente i comuni che avevano avuto diciamo, il risultato contrario, cioè quello peggiore in assoluto, erano tutti i comuni petrolizzati. Cioè i comuni che erano nelle aree petrolizzate hanno votato a favore del chiediti perché. No, io l'ho capito benissimo perché. Però c'è una cosa su cui io non mi trovo d'accordo, o meglio, cioè mi trovo d'accordo parzialmente. Nel senso che è vero che le persone devono imparare a gestire queste problematiche in maniera diretta, cioè si devono esporsi, devono farsi carico di questo tipo di cose perché riguardano veramente tutti. Chi pensa che sia, come dire, esentato da questo tipo di responsabilità non solo sbaglia ma è estremamente scorretto verso un'intera comunità. Perché ci sono gli effetti transfrontalieri, nel senso che Viggiano se ne può fregare, però gli impatti ambientali sui loro alimenti, sulle loro falde vanno in giro assolutamente. Certo, poi questo livello la Granarolo che prende il latte, però il livello di astensione poi dobbiamo anche riconoscere che è stato su tutto il territorio nazionale, perché nelle altre regioni in Italia, cioè, quel comportamento è stato analogo, non li toccava direttamente, non si sono interessati più di tanto. Quello che però io non tanto condivido è dare troppa responsabilità ai cittadini. Cioè, intendo dire, se noi abbiamo una classe politica e dirigente che fa il suo dovere, che fa tutto quello che può fare, se lo fa e se, come dire, usa tutti gli strumenti disponibili, se alla fine non è in grado, diciamo, non riesce a gestire queste situazioni e quindi occorre cambiare il sistema dai vertici, dalle fonti, allora posso immaginare che il cittadino ha la responsabilità di mettersi in prima linea. Ma il modello di riferimento è le dinamiche, diciamo, cautelative sul territorio, le deve mettere in campo la classe politica e dirigente, sono intanto perché hanno responsabilità, oggettive, giuridiche, personali, dirette, poi perché devono applicare la legge e devono garantire prima loro. Dovrebbero. E chi ce la mette la classe politica? No, intendevo dire che l'osservazione che è stata fatta, cioè caricare di troppa responsabilità i cittadini, è un argomento, insomma, discutibile. È vero in parte, il cittadino deve fare il suo dovere, deve impegnarsi, però certo sono successi episodi, per esempio, che io conoscendo Porzia, quando hanno
c'è stato il problema dell'eolico. Insomma, quelli cittadini, non ci dovevano andare i cittadini, ci dovevano andare le autorità, e loro sono stati aggrediti, per dirne una. Ma come si spiega che deve essere un cittadino andare a opporsi a questo tipo di cose? Con l'eolico hanno fatto uno scelto, la vostra regione. No, vabbè, no, figuriamoci, là tocchiamo un altro tasto che è ancora. E che cosa c'è? No, però era per dire che i cittadini sono costretti a sopperire al lavoro, alle iniziative, alle attività di investimento. Dicono che siamo la regione più ricca ma più povera, col più elevato voto di scambio. Con il livello di non libertà del sì, non è che secondo me le altre sono proprio molto. No, però noi siamo la regione d'Italia. Questa volta l'ha certificato. Questa cosa l'ha certificato un ente pubblico. Sì, ma voglio dire, ma io intendo dire se in Basilicata. Abbiamo la scuola. La Basilicata sarà anche la prima. Sì. Ma se già 20 di voto di scambio, le altre saranno 17 di loro. Ma sicuramente, ma ve lo firmo con Sarno. No, ma il problema è che forse in Basilicata il voto di scambio ormai, essendo così buono, è basato sulla promessa, sull'illusione, perché qui tanta gente nelle intercettazioni fa tutto questo casino e finisce in tribunale non per la certezza di un posto di lavoro e neanche a tempo indeterminato, ma per lavorare 3 mesi l'anno. Sì, sì, sì. Allora, nei ruoli minori, i peggiori. Ognuno, ogni corpo intermedio sta fallendo in Basilicata. E poi questo è il ragionamento culturale di ampio respiro da aprire. I sindacati completamente muti e allineati non tutelano la salute dei lavoratori, permettono una discriminazione tra dipendenti diretti e indotto, non fanno degli scioperi, non fanno delle proteste, sono i primi a simboleggiare la forza del ricatto occupazionale, soprattutto della politicizzazione delle politiche di impiego. Ma ci rendiamo conto che i criteri di assunzione promessi anni fa nei protocolli, che dovevano essere pubblici, non lo sono? Figuriamoci. Cioè è l'esempio perfetto di una colonizzazione basata sul clientelismo, voluto da tutti, addirittura avallato anche dalle scuole. Cioè, noi è più di un anno che chiediamo all'ufficio scolastico regionale in provincia di Bolzano, i presidi non hanno fatto entrare la Despar nelle scuole, il supermercato, che offriva nelle settimane dello sport attrezzatura sportiva. L'unica cosa che ci doveva essere il talloncino Despar nelle scuole, per tutelare l'imparzialità e la terzietà, giustamente, dell'ente scolastico, hanno detto di no all'attrezzatura sportiva riservina. Noi invece che cosa facciamo? Vagonate di ragazzi presso impianti sottoposti a direttiva SIESO, dove sta scritto qua che la sicurezza, le persone non è garantita, e addirittura un'assurdità. I docenti del liceo Pasolini di Potenza, che purtroppo in ordine cronologico sono gli ultimi casi che ci sono capitati, addirittura si sono offesi per le nostre dimostranze e non accettano neanche loro e neanche il loro preside, esattamente come un pittello o come un Descalzi, non hanno il coraggio di un contraddittorio. Cioè la cosa, siamo arrivati al punto che dobbiamo ascoltare le persone, non che ti danno le notizie vere, ma che sono disposte a discutere in pubblico le notizie che danno, perché dall'altro lato c'è una gara verso Londra, verso il nascosto, verso il clandestino, dove si organizzano gli eventi solo con la propria clac o con le proprie clientele. Siamo arrivati a questo. Come abbiamo fatto noi stasera. Scusa, no, abbiamo qualcuno in più. Una parte, anch'io scrivo e do fastidio. E devo dire che buona parte della colpa è anche di chi deve fare la corretta informazione. Qui da noi è veramente. Abbiamo un'altra ora, sì. In alcuni casi è drammatico. Per cui forse dovremmo cominciare a sensibilizzare questa parte del fare il proprio dovere. A me viene detto tante volte su dei banalissimi post su Facebook che per me sono, diciamo, l'acqua santa rispetto al fuoco. Io non ti metto il mi piace perché sai che mio marito lavora con mia moglie, arriviamo a questo livello, per cui i cittadini. Io ieri sera ho messo il primo video, non per dire, il primo video che avete visto dalle immagini, no? E io sapevo già che la mia migliore amica, non vi dico perché, non avrebbe messo mi piace, lei niente sistematicamente, ma siccome è legata all'EMI non avrebbe mai potuto mettere mi piace. Infatti loro mi dicono, io
sono d'accordo con quello che dici, però mi piace, ma te lo posso mettere perché... Pubblica e virtù. Sì, è il solito discorso. È successo anche alle ultime troupe, diciamo, delle emittenti esterne, che in determinate situazioni venivano seguite da auto con vetri completamente oscurati. A me, diciamo, in anno se vedi un po' passato, faccio pure dire che, insomma... Ad un altro emittente nazionale, fino a quel io non sono stato mai mollato nel centro. No, io sono entrato alle 8 di sera, mi ha agganciato una macchina della vigilanza privata, a mezzanotte si sgancia, dopo 40 secondi mi segue una tipo nera fino alle 2, allora ve la racconto, però spegna la telecamera. No, questo è interessante. Io devo dire che ho partecipato a una conferenza stampa dove per aver fatto un appunto un giornalista mi hanno fotografato, ripreso, sono venuto in 5 a chiedermi chi fossi, dove scrivevo, perché qui però io vorrei ricordarvi questo. Ho paura a 28 anni, più o meno da 54, quanto posso dare. Questo episodio che ha raccontato Report, quindi con visi ufficiali. Ciao a tutti, ciao. Di che, a voi. Ciao Marcello. Non so se ve la ricordate, questa puntata parlava di agenti della CIA che andavano nei paesi africani molto scoperto, dicendo al presidente di turno del paese africano: in questa tasca c'è $1 milione, in quest'altra c'è una pistola, decidi tu quello che vuoi. Quindi parliamo anche di questo livello di... Ma noi sappiamo perché è morta Ilaria, sappiamo perché è stata uccisa Ilaria Alpi. Si è capito, non è ufficiale, ma tutti sappiamo qual è la... Una telegrazia. Sappiamo perché le sue agende non sono mai state... Allora dobbiamo cambiare stile di vita prima di tutto, non dobbiamo utilizzare più questi prodotti, i prodotti che fanno gola e facili affari per questi personaggi senza scrupoli. Perché noi, per esempio, però tornando sul discorso che la colpa è nostra, non vostra, cioè esattamente nostra, che a noi comunque piace, no? Sintetizzo adesso perché sennò facciamo serata, consumare. Ci piace consumare bene, eccetera, eccetera. Se consumi qualche problema, un esempio banale, il cellulare, vabbè, io non la capisco, stiamo fuori. Comunque, c'è gente che prende i prestiti per comprarsi l'ultimo cellulare ogni anno. Il cellulare non è un rifiuto speciale e anche pericoloso. Per cui, se ne cambi uno all'anno, magari qualche... Ma anche di uso diretto è pericoloso. Sì, ma adesso io dicevo, se ne cambi uno all'anno o lo regali a qualcuno, il tuo lo butti, insomma, yeah. Voglio dire. Però che senso ha cambiare un cellulare l'anno? Io, onestamente, che non sono un fan della tecnologia, ho lo smartphone perché me lo dai il giornale. Se no io stavo ancora col vecchio Nokia, batteria che durava una settimana, pure con miaggia e telefonate facendo il mio mestiere, durava una settimana, caduto non si sa quante volte, funzionava meglio di prima. Allora, ci piace, se paga meglio. Il banale detersivo per lavare ne possiamo usare pochissimo, inquina, punto, a capo. Scusa. A me è una riflessione che mi è venuta adesso perché Pino parlava anche dell'agenda di Borsellino. Andando in giro per la Basilicata, per esempio, un paio di mesi fa abbiamo fatto un bel incontro a Rotondella, dove la sala era gremita, c'erano più di 100 persone, perché di mezzo c'erano due amministratori. Ci hanno dato la mano perché erano seriamente preoccupati del fatto che il Chrome San Valente in batteria sta viaggiando, è andato a mare, la magistratura ha sequestrato lo scarico. Si parla di un bene, peraltro. Alto a monte, attorno ci sono gli oasi plasma, in questa zona, e tanta gente di Rotondella non sapeva che il suo terzultimo sindaco è stato trovato morto in pigiama fuori casa di Matteo. E che era un personaggio che aveva degli interessi in essere nell'Enea, nell'ITREC, perché c'è un procedimento giudiziario, e la sua agenda non è stata ritrovata. Quindi senza andare, diciamo, sulle agende famose, a me fa riflettere il fatto che, tornando a quello che diceva Gianfranco, l'informazione di Basilicata non solo non fa inchiesta, se non i sonatissimi casi, non fa approfondimento, non ha neanche le palle di fare degli editoriali, tolti due giornalisti su scala regionale, ma manca proprio la conoscenza storica, anche processuale, che è importantissima, perché ti rendi conto dove e come e perché sono state fatte male tante indagini.
ti rendi conto che tante aziende di Lucani sono state perse, oppure degli umili sfascia carrozze di paese sono diventati holding oggi. Holding così grandi da lavorare con le compagnie petrolifere in Basilicata e fuori dalla Basilicata. Una ricostruzione anche dei flussi, perché la cosa pazzesca è che abbiamo politici che da decenni gestiscono tutto e che non abbiamo mai letto neanche con intercettazione. Qui c'è De Filippo, su quale le indagini sono ancora aperte, tra l'altro. Anzi, lo ha detto il comandante del NOE in commissione, dicendo che su De Filippo voleva passare a seduta segreta, perché c'erano delle indagini. Ma ce ne sono tanti altri sui quali io non ho letto mai un'intercettazione. Mai. Il flusso di denaro, di mazzette, di fondi neri, legati allo smaltimento illecito, alla modifica dei codici CER, al finanziamento delle campagne elettorali. Su Policoro tanti agricoltori mi hanno detto nell'ultimo anno, Giorgio, qua c'era una crisi di liquidità enorme e sono venuti due calabresi che hanno rilevato intere aziende con cash subito sull'Umbria. A me viene la pelle d'oca, cioè, dov'è il controllo del territorio se non controlli i flussi di denaro? Io direi che dovremmo salvarci. Mimmo, e poi se non c'è altro... Avevi parlato del cromo esavalente, della trierina. Sì. Tu hai parlato della trierina sostanzialmente e che è andata a finire giù, diciamo, nella Val Basento. No, a Rotondella. A Rotondella. Anche a Rotondella. Non so se ti è capitato per le mani, la PIL, Plastica Industriale Lucana, usava tonnellate e tonnellate di trierina per fare i saldatori di batterie con, diciamo, carichi e minerali dentro al polietilene. Poi a un certo punto hanno chiuso la fabbrica, sotto c'erano migliaia, centinaia di litri e tonnellate, quindi centinaia di tonnellate, non si è saputo più nulla e quindi forse faccio 2 più 2 che fa 4. Probabilmente saranno ancora più. Così. Così sicuramente come... Quindi per dire, ci sono tante cose che lasciano praticamente perplessi. Un giorno, quando io ero uno dei maggiori responsabili della Vibac Group a Viggiano, una mattina tra i vari ragazzi che lavoravano con me c'erano quelli di Gramutola, di Spinoso e di vari paesi. Una mattina se ne venne uno che si era impiccato Ponzio. Io non l'ho visto, non so, ma hanno fatto le indagini, a me mi sembra strano. Sindaco di Gramutola. Ma c'è anche il sindaco, il penultimo di Grumento, Bertoni, che fu quello che fusò il no alla reiniezione a Monte Alpinone, il primo a usare in una delibera il principio di precauzione per bloccare un pozzo, non si è più ricandidato, è difficile da raggiungere. È così, si paga un dazio enorme per fare il minimo previsto dal progetto. Ci sono delle cose strane. C'era un signore che è un amico di... Ci sono comuni che senza le royalties sono in predissesto. Uno escavatorista, siccome arrivavano dei camion sotto il dito della scarpata, questo ci lavorava lì con i suoi scavatori, diceva che guadagnava bene, però io personalmente lo conoscevo relativamente perché è un amico di mio amico. Poi alla fine dei lavori questo l'hanno dato appeso al suo scavatore. Ci sono cose strane che... Nel 2008, quando la Libia di Potenza impiegava sul traffico dei rifiuti radioattivi all'Itrec di Rotondella, arrivò il diniego dal comando dei carabinieri di Napoli per effettuare i sorvoli all'infrarosso. Noi ad oggi ancora, come regione Basilicata, non abbiamo ufficialmente ricevuto alcuna campagna aerea di ricognizione del sottosuolo. Quindi tutte quelle poche volte in cui si sono cercati siti di interramento clandestino è stato fatto solo per pochi ettari. Tutto il resto del territorio, quando si è trovato qualcosa, si è trovato o per una soffiata, o per un bravo pretore, o per un bravo membro delle forze dell'ordine. Però qui c'è un altro problema, che per esempio in questo filone, e dopo, sono venuti fuori anche dei membri delle forze dell'ordine, che i Baldagri, chiedevano il lavoro alle compagnie o ai politici per i propri figli. Quindi il problema è anche l'estensione del bisogno, del ricatto occupazionale anche a chi veste una divisa.
E abbiamo visto anche casi più famosi, per esempio in Toscana, una famiglia, due fratelli, tutti e due generali, tutti e due nel 2015, assunti nella security di Eni. Quindi sorge anche il problema, non solo del conflitto di interesse, diciamo, vivo, ma anche quello di ritorno. Cioè, tu non puoi, dopo 3, 4, 5 mesi che ti sei tolto la divisa, andare a lavorare per il presunto controllato. Perché ci può essere un passaggio di informazioni, di know-how, di reti relazionali, che è di una gravità pazzesca. È un sistema delle porte girevoli che va bloccato, perché altrimenti lo Stato verso il quale dovremmo giurare fedeltà diventerà Eni e non sarà più la Costituzione italiana quando andiamo avanti di questo passo. Siamo avvolti da misteri, insomma. E certezza. Poi alla fine non va nemmeno così male adesso. Poi. Grazie, grazie. Grazie davvero per essere venuti.